Sono molti i nisseni che in questi giorni hanno visto gli interventi sul manto stradale in quello che sarà il percorso della gara di ciclismo che attraverserà parte della città, ma sono altrettanti quelli che si chiedono se gli interventi sulle strade cittadine, urbane ed extraurbane continueranno anche per evitare le fastidiose buche. E allora, queste manifestazioni sono un'occasione buona per avere qualche strada sistemata, ma in realtà il lavoro grosso lo facciamo sempre noi del comune. E abbiamo ancora in corso gli appalti del 2021 per quanto riguarda sia le manutenzioni ordinarie che quelle straordinarie, e non appena si concluderà questo appalto, già è pronto perché già sono stati appaltati i lavori per l'anno 2022 che inizieranno presumibilmente in continuità verso il mese di maggio. Parliamo di 320.000 euro già stanziati, quindi appunto già appaltati per quanto riguarda le manutenzioni delle strade interne, diciamo, dell'area cittadina, e altri 250.000 euro per quanto riguarda le bituminature, quindi le manutenzioni ordinarie. Inoltre ci sono già pronti, c'è pronto già un altro appalto di circa 150.000 euro per quanto riguarda le strade esterne, quindi le strade vicinali, sulle quali appunto interverremo per fare in modo che la città possa avere sempre le strade nella migliore delle condizioni. Allora, sulle buche, le problematiche sono molteplici, molte di queste saranno eliminate appunto con questi lavori di bituminatura che partiranno a breve, appunto parliamo di 250.000 euro soltanto per l'anno 2022. Ma altre attività vengono svolte anche dal servizio manutenzione del comune Caltanissetta, parliamo delle buche più piccole, eccetera, sulle quali interviene la squadra di manutentori del comune. E tanti altri interventi, spesso sono causati da lavori che vengono prodotti dalle aziende che realizzano scavi per mettere infrastrutture tipo telefoni, Enel, eccetera. Ma su questo abbiamo anche attivato un nuovo sistema di controllo che li obbliga a svolgere attività di copertura non più come prima nel passato, soltanto nell'area dove veniva fatto lo scavo, ma anche almeno su metà della carreggiata.